Grande fratello VIP, Daniele, Vilma Goica Covid, mi hanno detto di stare zitto. Sarebbe in aumento il numero dei positivi al Covid nel cast del Grande Fratello VIP 7. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini e l'eliminata Pamela Prati. Anche Vilma Goic sarebbe stata contagiata. A rivelarlo nella casa è stato Daniele Dal Moro che, chiacchierando con alcune coinquiline, ha anche detto che gli avrebbero suggerito di stare in silenzio e mantenere questo segreto. Nel primo pomeriggio di mercoledì 16 novembre, gli spettatori della diretta del Grande Fratello VIP hanno intercettato una dichiarazione di Daniele. Entrando in camera da letto, dove c'erano Gela e Sara, l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto, Vilma è il Covid. Le concorrenti presenti sono rimaste quasi senza parole, ma poi Dal Moro ha aggiunto, mi hanno detto di stare zitto. Probabilmente il vippone si riferiva agli autori con i quali tutti gli abitanti della casa sono in contatto quando vanno a confidarsi in confessionale. In camera si è scherzato sul fatto che il ragazzo non sia proprio bravo a mantenere un segreto. Ma lui ha replicato, è un'ora e mezzo che sto zitto, mi sono rotto. Secondo quello che ha raccontato Daniele all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Anche Vilma Goic sarebbe risultata positiva al Covid a qualche giorno di distanza dalla scoperta della prima contagiata, ovvero Patrizia Rossetti. Come ha precisato Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì, tutti i concorrenti vengono sottoposti a tamponi di controlli giornalieri, a volte anche più di una volta al giorno, per cercare di tenere sotto controllo gli eventuali nuovi contagi. Dopo la presentatrice sono risultati positivi Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini, tutti e quattro i vipponi sono usciti tempestivamente dalle mura di Cinecittà. E sono stati messi in isolamento in una camera d'albergo in attesa di negativizzarsi. Domenica scorsa, invece, si è verificato un aumento dei casi Covid con il contagio di Pamela Prati, la showgirl ha fatto sapere di essere positiva con un messaggio social, con il quale ha anche rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Gli addetti ai lavori, però, non hanno ancora né confermato né smentito le parole di Daniele, che nella casa ha informato i coinquilini sul fatto che Goic sarebbe risultata positiva al tampone di controllo. Lunedì scorso, in puntata, i primi quattro vipponi contagiati si sono collegati con lo studio per aggiornare il pubblico sulle loro condizioni di salute. I più provati sono sembrati Patrizia, che aveva ancora una tosse molto forte, e Attilio, il quale ha detto di avere ancora la febbre alta e di prendere tante pastiglie al giorno. Asintomatici, invece, Charlie e Luca Onestini, che hanno anche detto di non vedere l'ora di rientrare in casa per riprendere il gioco che sono stati costretti a interrompere a causa del Covid.